Eccoci, questi siamo noi. Siamo quelli delle vetture che avete appena visto passare nel tunnel del DNA, il nostro DNA. Siamo quelli della Miura, sinonimo di innovazione, della Countach, dal design futuristico, e di LM002, il primo luxury SUV, antesignano di Urus, che siamo qui per conoscere questa sera. Siamo quelli che amano sognare, ma anche dare grande concretezza alle proprie ambizioni. Siamo l'Informal Luxury e siamo Future Shapers. A noi di Automobili Lamborghini le sfide piacciono. Noi ci nutriamo di sfide, ci piace definirci challengers. E la sfida più impegnativa che io e il mio team abbiamo dovuto affrontare è stato l'arrivo della Urus qui a Sant'Agata, una macchina completamente diversa da quelle che attualmente produciamo. Una sfida che comportava l'ideazione e la realizzazione di un nuovo processo produttivo, come anche il raddoppio delle superfici dell'azienda. Siamo qui, qui nel cuore dell'espansione, nel cuore produttivo, dove assembliamo la Urus. Dove succede questo? The world has entered the fourth industrial revolution. A revolution that brings the automation of production processes and collaborative robots. But we have already seen far more. Imagining a future where innovative technologies and human talent are as one. A future where latest generation collaborative robots work alongside line operators. Where production systems are interconnected and monitored in real time by all the staff. Where human work is not replaced, but assisted by machines. This is why we've set up a groundbreaking industry, creating value for the territory. Doubling our factory size while remaining CO2 neutral. Lamborghini introduces the new Manifattura Lamborghini. The first Industry 4.0, able to raise the quality of Italian craftsmanship, is no longer impossible. Since we made it possible. La manifattura Lamborghini è un mondo nuovo, un mondo che non esisteva. È un nuovo modo di produrre le auto. Perché la chiamiamo manifattura? Perché noi siamo artigiani, siamo orgogliosamente artigiani. Perché la qualità, la cura, la passione che mettiamo in ogni dettaglio costruttivo è unica. La vera sfida sarà di mantenere questa dimensione artigianale anche all'aumentare dei volumi. Signori, questa è la Urus. Dovevamo sviluppare un veicolo che fosse in grado di muoversi in una strada normale, in un centro città, oppure in una pista, mettendo allo stremo acceleratore, freni, sospensioni e quant'altra parte dinamica del veicolo. Ma questo non era sufficiente. Volevamo una macchina che si potesse muovere sulla terra, sulla ghiaia, come una vera macchina da rally, senza nessun compromesso. L'altra sfida altrettanto importante, ci siamo posti l'obiettivo
di poter essere, di avere anche una macchina che era in grado di fare dune surfing nel deserto, per cui questa macchina con uno speciale setup può affrontare, grazie alla potenza e alla motricità, dune, sabbia e qualsiasi altra superficie. Abbiamo creato il profilo della Urus andando a prendere le peculiarità dei migliori SUV e portandoli all'estremo della vettura sportiva. Con questo sistema abbiamo creato il profilo di come doveva essere una Urus per avere il DNA della Lamborghini. La Urus è capace di fare 0-100, quindi in accelerazione, in 3,6 secondi. La vettura raggiunge 305 km all'ora, è il SUV più veloce al mondo. Ci sono dei momenti dove ci si rende conto e si percepisce che si sta vivendo qualcosa di importante, di unico, quindi dei momenti che rappresentano un cambiamento del quale non si può più tornare indietro. E quindi oggi siamo in questi stabilimenti che sono stati costruiti in così poco tempo proprio per vivere insieme questo momento in ogni modo straordinario. Di fatto da oggi la Lamborghini cambia la propria posizione nel panorama del settore automobilistico. Il nostro portafoglio prodotti si allarga e per conquistare nuovi clienti, ma sempre con una vettura che abbia una caratteristica con il DNA della Lamborghini. È una sfida a tutti i livelli davvero incredibile, a livello di investimenti, a livello di persone che vengono a lavorare con noi, a livello di mercati, a livello di volumi. Oggi per noi è già domani, perché vogliamo guardare pensando che al centro della nostra attività ci sono i nostri clienti che dovranno utilizzare questa macchina, senza dimenticare che noi siamo un'azienda di vetture super sportive e di questo dobbiamo ricordarci per guardare avanti. I nostri lavoratori e le lavoratrici della Lamborghini. Prego, venite con voi perché l'applauso deve essere per voi. Grazie ragazzi, questo è il vostro giorno, ma vorrei qui sul palco il professor Stadler, perché più di qualunque altro ha voluto e ha creduto in questo progetto qui insieme a noi. Bene, adesso che siamo tutti qui, io credo che sia giusto vedere dove le macchine vengono fatte, quindi vedere la fabbrica del Since We Made It Possible. E questa è la fabbrica. A questo punto per noi è davvero un grande onore, perché in una giornata così particolare come quella di oggi avere il Presidente del Consiglio del nostro Paese per noi è un momento di grande responsabilità, anche perché noi teniamo al ruolo di ambasciatore del Made in Italy. Quindi chiedo al nostro Primo Ministro di venire qui sul palco. L'entusiasmo di questo team nel momento in cui viene presentata una nuova macchina è un entusiasmo contagioso di cui davvero vi ringrazio. Grazie del lavoro che avete fatto e che state facendo. You made it possible, siete stati voi a renderlo possibile. Staying in touch with the rest of the world is no longer impossible since they made it possible. Building a futuristic city in the desert is no longer impossible since they made it possible. Discover new planets able to host life is no longer impossible since he made it possible. Deciphering the code of life is no longer impossible since they made it possible. Setting up an accommodation company without any property
or a music platform without producing music is no longer impossible. Since they made it possible. Building a car able to open new roads and possibilities is no longer impossible since we made it possible. Lamborghini introduces Urus. The super sport utility vehicle is no longer impossible since we made it possible.